Benvenuti a Torino Web News. La città in questi giorni è alle prese con l'intensa attività concertistica di Mito Settembre Musica. Naturalmente nel corso di questa puntata vi segnaleremo i concerti principali dei prossimi giorni, ma quest'oggi ci concentreremo su una rassegna diversa, una rassegna di cinema all'aperto che si svolge nel cuore di uno dei quartieri simbolo della trasformazione di Torino negli ultimi anni, San Salvario. Così siamo venuti in Piazza Saluzzo, si svolge qui Cinema in Strada 2009 che si è aperto il 10 settembre con uno spettacolo di acrobati africani e la proiezione del film di Pietro Germi del 1966, Signore e Signori, che racconta l'Italia del boom economico e l'ipocrisia del provincialismo. Siamo alla sesta edizione di Cinema in Strada. Questo progetto è nato nel 2004 ed è nato come un tentativo di mettere insieme l'aspetto culturale con l'aspetto più sociale, se vogliamo, o comunque interculturale, e che ha quindi l'obiettivo principale quello di far incontrare le persone. Beh, Cinema in Strada si svolge all'aperto e abbiamo scelto come ambientazione delle piazze più o meno periferiche, marginali, comunque dei luoghi in cui convivono italiani e immigrati. L'altra particolarità di Cinema in Strada è la progettazione partecipata. Noi tutti i mesi prima della rassegna andiamo in giro per le strade, facciamo delle interviste e chiediamo alle persone quali sono i loro film preferiti, quelli che sono più famosi nel loro paese, quelli che vorrebbero mostrare al proprio vicino di casa. Abbiamo iniziato in Piazza Foroni a Barriera di Milano, poi siamo stati a Falchera e qua siamo in Largo Saluzzo e poi saremo a Porta Palazzo dal 16 al 18. Per saperne di più su Cinema in Strada 2009 vi consigliamo di consultare il sito della manifestazione all'indirizzo www.associazione313.org.